Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Transport Fever. Allora ragazzi, in tantissimi in questi anni mi avete consigliato questo gioco. So che è uscito il capitolo 2 di questa saga, ma io voglio partire dal primo capitolo per due buoni motivi. In primis perché il primo capitolo è in italiano, mentre il secondo non ancora, è ancora tutto quanto in inglese. Quindi, non avendo mai giocato capitolo della saga Transport Fever, volevo appunto partire un attimino più facilitato anche dalla lingua. Il secondo motivo è perché, leggendo un attimino dalle recensioni, diciamo così, che ci sono su Steam del capitolo 2, ho letto che non è che ci siano tantissimi cambiamenti rispetto al primo capitolo in realtà. Quindi sì, c'è stato qualche miglioramento nell'interfaccia, qualcosina hanno aggiunto, ma insomma non è che ci sia ste grandi differenze, per cui ho detto vabbè, partiamo dal primo, visto che era anche in sconto, mi pare a 3-4 euro su Steam. Gli ho messo già un po' di mod legate ai mezzi, quindi ho messo il Mercedes-Benz, il bus, il Citaro, gli ho messo il 747 a livello di aerei, insomma un po' di cosine interessanti. Quindi vediamo quest'oggi ragazzi con questo primo video di scoperta insieme di Transport Fever. Poi se vi piace l'idea, ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti tramite i like, mi raccomando, andremo avanti appunto con questa serie. Poi se vi piacerà insomma talmente tanto, finita magari questa stagione sul primo capitolo, vedremo anche il secondo capitolo di questa saga. Che cos'è questo gioco per chi non lo dovesse conoscere? È un gestionale in cui dovremmo appunto diciamo così costruire tutta una rete di trasporti, sia merci sia passeggeri, via terra, via acqua, quindi anche con navi, via aria, quindi anche con aerei, nel corso dei secoli, perché partiremo appunto dal 1800 mi sembra. Io andrò a fare comunque una partita libera. Dimensioni della mappa possiamo scegliere piccola, medio, grande. Io partirei dal piccolo sinceramente, perché non so come funziona il tutto, quindi partiamo dal piccolo. Tipo di terreno medio, anno iniziale o 1850 o 1900. Io partirei dal 1900, almeno ci sono già i primi mezzi a motore, se no inizialmente abbiamo solo le carrozze con i cavalli e diventa un attimino problematico. Livello di difficoltà tengo facile, perché così abbiamo un attimino più di soldi all'inizio. Quindi facciamo avvia e partiamo. Perfetto ragazzi, allora eccoci nella mappa, questa tutta la mappa di gioco. Allora, aspettate che intanto abbasso... No, ok, la musica è già bassa, dovrebbe andare bene. Allora, questa mappa di gioco, quindi mappa piccola, abbiamo varie città, abbiamo Calazzo, che qua andiamo avanti con le rime fino a dopodomani, abbiamo Alimini... Cos'è? Alimini o Alimini, non so come si possa pronunciare. Abbiamo Cistelli, ok, viva i nomi fantasiosi. Abbiamo Chiusanico, ok, e abbiamo Sirrini. Ammazzo che nomi, cos'è? Sardegna, Sirrini. Vabbè, comunque abbiamo queste città che ovviamente avranno i loro bisogni, quindi necessiteranno di varie cose. In questo caso questo edificio commerciale di questa città ha bisogno di attrezzi, di cibo e di merci. Perfetto, vediamo un attimino a Sirrini. Vabbè, più o meno i bisogni sono un po' sempre gli stessi, quindi dovremmo noi occuparci, diciamo, ovviamente di portare le merci alle varie città, di collegare anche naturalmente il trasporto pubblico, collegare le varie città insieme con, come detto, navi, aerei e quant'altro. Quindi insomma ci sarà un bel da fare, bello complesso come gioco, insomma piuttosto simile anche a Rise of Industry che vi avevo portato tempo fa. Abbiamo anche un bel fiume che scorre diciamo in mezzo alla mappa e che potrà essere sicuramente sfruttato per portare delle cose a Alimini, visto che insomma è proprio una città che diciamo si affaccia a questo fiume, quindi direi che non è male. Allora io vedo già qua che abbiamo una bella fattoria che appunto produce requisiti nessuno, quindi non ha bisogno di nessun prodotto in entrata, ma in uscita praticamente produce grano e bestiame. E qua abbiamo una fabbrica che è praticamente un impianto di trasformazione alimentare che con il grano e appunto il bestiame produce il pane. Non mi chiedete a cosa gli serve il bestiame per produrre il pane, ma comunque non ci facciamo troppe domande. Allora io inizierei subito innanzitutto a creare appunto
un trasporto, ovviamente via terra. Per adesso non utilizzerei ancora treni, perché comunque insomma è vero che abbiamo 9 milioni, ma la distanza qua è piuttosto piccola, quindi dovremmo farcela coi mezzi di terra, per andare a prendere quindi le risorse da questa fattoria e portarle alla fabbrica. Allora, come funziona il tutto? Io ho preso una stazione dei camion, quindi dove praticamente la fabbrica andrà a depositare, in questo caso la fattoria andrà a depositare il grano e il bestiame. Vedete che così la fattoria è illuminata. Se io mi allontano, così non è più illuminata, quindi io dovrò vedere ovviamente di mettere il deposito in modo che la farm sia illuminata. Questo vuol dire che se io lo posiziono qua, tutte le risorse che produce la farm me le porteranno in questo deposito dei camion. Ovviamente ne devo mettere uno da questo lato anche, perché naturalmente serve poi per diciamo depositare le merci, quindi grano e bestiame, e poi depositare anche il pane, che sarà il prodotto finale che tireremo fuori da questa fabbrica. Quindi andiamo sempre a prendere una stazione di camion. Io ovviamente cerco di metterla più lontana possibile, così da fare meno strada possibile, però vedo che da questo lato inizia a prendermela da qua, perché qua fa la curva, quindi al massimo posso metterla qua e ci costa 16k, e direi che la mettiamo. Perfetto, quindi abbiamo creato diciamo i due punti. Adesso dobbiamo creare una linea, quindi creiamo una linea che mi vada quindi dalla farm fino alla diciamo alla fabbrica che appunto produrrà cibo. La linea ovviamente la chiamiamo trasporto facciamo grano. Ok, poi vabbè, c'è in più anche il bestiame, ma fa niente. E la facciamo, sì, gialla direi che va bene. Teniamo queste linee qua gialle per quanto riguarda il trasporto alimentare. Perfetto, fatto questo ci serve un deposito dei camion. Deposito dei camion che serve ovviamente per comprare per l'appunto camion che ci serviranno ovviamente a fare il tutto. Allora, quindi il deposito dei camion lo possiamo mettere tranquillamente qua. Perfetto, e da qua andiamo ad acquistare i veicoli stradali. Abbiamo passeggeri, ovviamente abbiamo anche il trasporto merci, che è quello che a noi interessa. E qua è la cosa interessante, perché per ogni mezzo avremo tutta una serie di informazioni, oltre ovviamente alla capacità. Quindi questo trasporta 4 unità, ci dice cosa può trasportare, quindi tutti i tipi di carico che può trasportare, e questi li possono trasportare tutti. Cambia ovviamente il prezzo e cambia insomma la velocità. Vedete, questo fa ad esempio 25 km orari, questo ne fa 15, questo ne fa 20, perché questo è già a motore, invece gli altri due sono appunto trainati da cavalli. Abbiamo il peso, quindi una tonnellata e una tonnellata e mezza. Ok, abbiamo la potenza, quindi 14 2 e 2, perché ovviamente questo è quello a motore, quindi quello più potente. Abbiamo i costi di gestione, questo ovviamente è quello che credo costi di più, sì, infatti 5.000 e passa all'anno. La vita utile di 30 anni, quindi questo mezzo durerà 30 anni, dopodiché lo dovremmo cambiare. Direi di stare su questo, perché alla fine è quello più potente, quello che dura di più. La velocità di carico è 1.5. che credo anche la più alta, sì, quindi assolutamente stiamo su questo mezzo qua, e ne compriamo già due. Perfetto, una volta che abbiamo i veicoli qua, li dobbiamo assegnare ovviamente alla linea, che in questo caso sarà trasporto grano. Ed ecco qua che i nostri camioncini escono e iniziano ad andare per l'appunto in farm. Li possiamo anche vedere così, guardate che bellini. Ecco qua i nostri camioncini che vanno. Siamo al 25 settembre dell'anno 1900, quindi insomma siamo proprio all'inizio del Novecento, e ovviamente i primi mezzi erano questi. Adesso ovviamente la farm impiegherà un po' a produrre, diciamo così, il grano. Ah, ecco, tra l'altro una cosa che devo fare assolutamente, adesso poi questo lo faremo tornare indietro, e andare a mettere il trasporto dicendogli di caricare tutto, pieno carico qualsiasi. Perfetto, a Alimini Nord, che sarebbe questo deposito qua. Quindi io gli sto dicendo che praticamente quando loro arrivano qua devono aspettare e caricare tutto quanto prima di andarsene, così non fanno viaggi a vuoto, diciamo così. Lui lo facciamo tornare indietro. Perfetto, adesso dovremo attendere ovviamente che la farm
produca il tutto a una produzione di 100, un limite di 100, quindi insomma produrrà ovviamente questa. Adesso produzione 98, dovrebbero iniziare, utilizzo linea, no, in teoria dovrebbero iniziare a portarmi le cose, spero. Sì, la stazione è servita, quindi in teoria dobbiamo solo attendere un attimino e aspettare che appunto vadano a scaricare le varie merci. Eccolo qua, che vedete è arrivato il primo grano, lo possiamo anche vedere graficamente. Il primo grano è il primo bestiame, vabbè, sono credo dentro queste casse forate. E loro possono trasportare entrambe le cose, quindi lui sta portando 6 animali e lui sta portando 6 di grano, perfetto. Quindi viaggiano a pieno carico e loro inizieranno il loro viaggio per andare a depositare qua. Qua otterremo ovviamente del pane, pane che poi potremo portare a una di queste due città. Potrebbe essere bello fare addirittura un trasporto via nave, ma non so bene, non l'ho mai fatto. Porto navi passeggeri oppure il merci com'è? Abbiamo il porto nave mercantile, ma qua non so bene se posso farlo. Intanto vediamo che è stato sbloccato un nuovo veicolo, credo che sia un tram, a vederlo così sembra. Va bene, comunque iniziamo a costruire il molo, ok. Di conseguenza io posso creare semplicemente una linea, allora, vediamo se mi fa creare una linea che va... Non l'ho mai fatta questa cosa, ragazzi, l'ho provato ben poco. Le tipologie di stazione non combinano, no, infatti giustamente non lo posso fare. Quindi, vabbè, linea 1 per adesso me la togli. Facciamo un'altra bella cosa. Allora io vado semplicemente a mettere un deposito merci qua, in modo che mi vada a servire il molo, praticamente. Me lo andrà a servire però poi il molo. Non ho la più pallida idea. Va bene, adesso ovviamente dovremmo comprare, penso, un deposito, no? Delle barche, immagino. Adesso ero curioso di capire se qua poi mi vanno a portare il pane o che cosa. Questo produzione 18. Qua cibo però ancora non ce n'è. Vediamo un attimino se effettivamente funziona il tutto, ragazzi. Io lo spero. E acquistiamo una nave. Allora, facciamo una nave merci. Ammazza quanto sono grosse, 50 anni, 20 km all'ora, 25. Però questo fa solo petrolio, quindi io prenderei questa che fa il cibo, perché ne abbiamo due. Questa cosa fa? Allora, mi dura 50 anni, questo anche. Capacità 50. Però per iniziare direi che può andare più che bene. Dai, questa nave direi che può... può andare assolutamente più che bene. Andiamo a fargli, andiamo a dargli quindi la rotta cibo via fiume. E vediamo un attimino se il tutto funziona. Io spero vivamente che funzioni. Questo cosa sta trasportando? Però qua non abbiamo pane. Produzione 24, ma non capisco bene, perché qua mi dice utilizzo linea, no. Ma io la linea te l'ho messa. A meno che non mi abbia preso questa. Però se io il trasporto pane te lo faccio da qua a qua, perché non ti piace, scusami? Allora, questo lo teniamo e sentirò voi eventualmente cosa mi consiglierete nei commenti, perché praticamente ho il problema che io dovrei trasportare il pane che producono al molo, ma non so bene che linea creare, perché se anche metto il deposito stradale non me lo mette, se metto la stazione dei camion... Però non va, almeno sembra che non mi vada a portare il pane fino a qua. Quindi direi che questa linea funziona anche bene. Tra l'altro ci sta facendo appunto guadagnare 15.200, quindi un'ottima cosa. Dovrei secondo me incrementarla questa linea qua, quindi potrei mettere eventualmente un altro mezzo che dia un po' di supporto, perché sennò... non ce la facciamo a prendere tutto, quindi acquista mezzi, gli diamo trasporto grano, perfetto, benissimo, anche lui qua mi deve fare pieno carico, ok, e qua carica se disponibile, va bene, quindi lui va qua, trasporta il tutto e andrà un po' a supportare, diciamo, questa linea, perché sennò, come detto, non gliela famo. Qua dice produzione zero e mi dice utilizzo linea, no, quindi io non capisco veramente... il motivo, perché se no dovrei fare una
strada qua e portare il cibo attraverso la strada. Di conseguenza potrei fare a questo punto un'altra cosa. Intanto che capiamo come funziona il trasporto via fiume, che ancora non l'ho capito, ma come detto me lo direte sicuramente voi nei commenti, iniziamo a mettere una stazione camion qua in modo che mi vada a rifornire tutta questa zona residenziale. Ok, lo facciamo qua. Perfetto. Dopodiché andiamo a fare a questo punto una nuova linea. Quindi andiamo a creare una linea che mi andrà da questo deposito fino a questo deposito qua. Perfetto, e passerà sul nuovo ponte. E questo, allora, questa che città è? Allora, linea 2, Alimini. Ok, quindi chiameremo cibo Alimini. Alimini. Perfetto, perfetto. La lasciamo blu? Sì. Ma direi che va anche, può andare, anzi no, facciamola verde, va. Ok, così mi ricordo che è cibo, diciamo, verso il residenziale. Perfetto. Dopodiché andiamo a questo punto a acquistare, direi, due di questi nuovamente, e li andiamo ad assegnare a cibo Alimini. Perfetto, o Alimini, che dir si voglia. Ok, in teoria adesso la linea me la dovrebbe dare. Oh, finalmente c'è il pane, ragazzi, eccolo qua. Sì, adesso il pane è arrivato, vedete, abbiamo due di pane. Perfetto, tra l'altro questi hanno già anche caricato. Dove sono? Quelli col pane, eccoli qua, 6 di 6, sì. E quindi stanno portando praticamente il cibo finalmente alla nostra città. Poi da qua ovviamente dovremmo valutare un attimino cosa gli serve. Di solito gli serve carburante, che potremmo fare qua con petrolio grezzo. Ci dà petrolio e carburante, quindi una parte di carburante potremmo portarla ad esempio qua, mentre col petrolio potremmo poi andare a fare le materie plastiche nelle altre fabbriche. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa, io direi che concludo qua questo primo gameplay di scoperta insieme, diciamo, di questo titolo, anche se so, come detto, che è già uscito da parecchio tempo, adesso è uscito il 2, ma volevo capire se il titolo in questione vi poteva interessare. Quindi se così fosse, mi raccomando, ditemelo nei commenti, ditemelo attraverso i like, così noi magari faremo una campagna su questo primo Transport Fever, e magari una volta terminata inizieremo una campagna sul secondo capitolo della saga. Quindi mi raccomando, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se vi va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!